Shalom, good evening. Molto spesso la grande poesia riesce in questo miracolo di dare gioia, comunicare gioia di vivere nel momento in cui parla di morte. As I said, I didn't know I'm going to write poetry. Come ho già detto prima, non sapevo di dover scrivere poesia, come d'altronde lo dice il Duca nel libro, la definizione della poesia è che forse appunto la poesia è il mio modo di provare, di descrivere, è la lingua del lutto. E su questo sono parecchio d'accordo. Tuttavia però io questo l'ho scoperto a posteriori, dopo avere scritto il libro. Penso che comunque ci sia qualche cosa dentro la raffinatezza della poesia che ti dà la sensazione di riuscire a penetrare dentro questo muro appunto ermetico o di riuscire in un modo o nell'altro a ravvicinarti a questo laggiù. Anche se l'umanità da 2000 anni a questa parte dibatte di questo problema, alla fine non ne sappiamo nulla, non sappiamo nulla di quello che è questo laggiù. E io nel mio libro non provo neanche a darne una definizione. Provo però a cercare di capire che cos'è quel punto lontano, ultimo, che segna la linea di demarcazione fra la vita e la morte, fra ciò che può essere descritto con le parole e ciò che non può essere descritto con le parole. E ecco, io mi sono reso conto che nonostante non si possa infrangere questo muro, c'è però un modo, ed è un piccolissimo passettino che forse si può fare nella direzione di riuscire a perlomeno imprimere una crepa dentro questo muro, ed è l'arte, è la scrittura, è la prosa, è la poesia, è la musica, è il teatro, è il cinema. Ognuno di noi ha il suo proprio modo di affrontare appunto il lutto e noi tutti sappiamo che siamo fallaci e fugaci e siamo mortali ed è forse attraverso l'arte che riusciamo appunto a capire di più di che cosa sarà questo laggiù. Come si sono formati invece dentro di te, in questo caso, i personaggi? Questo è un libro dalla forma peculiare e quindi con dei personaggi peculiari. Di solito io nei miei romanzi scrivo in maniera estremamente dettagliata ogni singolo personaggio, descrivo la loro biografia, la loro lingua, anche le caratteristiche diciamo di ciascun personaggio dal punto di vista umano, i loro rapporti, le sottigliezze del linguaggio che usano. Qui è diversissimo, nel senso che quando stavo scrivendo questo libro e mi ci sono voluti più di 2 anni, all'inizio ho proprio fatto questo lavoro come faccio sempre, come d'altronde avevo fatto anche per l'altro mio romanzo Il Cerbiato e per tutti gli altri libri. Poi nel corso del secondo anno ho cominciato a cancellare, ho cancellato sempre di più tutte le informazioni che erano relative a tutta questa gente che circonda, come abbiamo sentito appunto, l'uomo che cammina, e ho lasciato solamente dei piccoli suggerimenti che potevano riguardare per esempio il passato dell'uno o dell'altra, la lingua che l'uno o l'altra impiegavano, i loro modi di dire o i rapporti fra di loro, e ciascuno di questi personaggi non è nient'altro che una delle tante sfaccettature del lutto, della perdita o comunque della nostalgia di qualcuno che non esiste più. E infatti si parte con la figura di un singolo, di un individuo, che poi diventa un coro però univoco ad una voce sola, che poi alla fine si risepara e ridiventa appunto una serie di personaggi. Volevo chiederti, tu pensi che sia vero anche per altri scrittori o è vero in particolare per te? Cioè che il tuo pensiero segue la scrittura? Io ovviamente ho conosciuto molti scrittori nella mia vita, penso che sia molto vera questa condizione e sia molto degli scrittori. I come here from a meeting with Salman Rushdie. Ho
appena finito di fare un incontro con Salman Rushdie, un incontro congiunto, abbiamo parlato insieme per un'intervista che uscirà domattina su Repubblica. È stato, almeno io ho la sensazione, davvero un discorso veramente, veramente toccante, perché siamo riusciti realmente a parlare entrambi molto apertamente del nostro modo di scrivere. E una delle cose che diceva Salman nel corso di questa conversazione è stato che lui davvero ha la sensazione di dare del suo meglio, il suo meglio proprio, quando sta scrivendo. E io gli ho detto: concordo, sono d'accordo con te, perché ci sono tantissime cose, per esempio, che io nella vita, sapete, non riesco a capire, a meno che non le traspongo dentro una storia. Una storia, badate bene, non un diario, perché ho proprio bisogno di immergere tutte queste cose insieme alla mia immaginazione, perché ci sono tutta una serie di cose che magari davvero sono congelate dentro una situazione di realtà, che a meno che io non le immergo dentro una storia, non riesco proprio a capirle. Allora in quel momento riesco a mixare le informazioni, a dare dei punti di vista diversi, a vedere le cose, la situazione diversa, e se non ce la faccio, cosa faccio? Prendo una certa situazione, la suddivido e la metto un pochino nei vari personaggi, in modo tale che io riesca davvero a starci dentro, ad essere dentro in pieno a quella situazione, e allora la capisco. Non so che cosa succeda agli altri scrittori, probabilmente, penso io, questo mio strano fenomeno è un po' un'anomalia che potrebbe fare di una persona appunto uno scrittore. Certamente non è un modo per sfuggire alla realtà. Io non voglio che questa realtà piano piano vada via, come potrebbe, si diradi, ecco, come potrebbe fare la nebbia, ma anzi voglio stare invece molto a contatto con la realtà. Non voglio evadere dalle cose e soprattutto non voglio proteggermi da nulla. Molto spesso la gente mi chiede, dopo che ho scritto i miei libri, in modo particolare dopo che ho scritto Un cerbiatto somiglia al mio amore e questo Caduto fuori dal tempo, se avere scritto questi libri mi ha reso più forte. Ma non ho mai avuto in programma di diventare più forte. Non ho mai voluto diventare più forte. Che cosa significa? Significa essere ottusi? Significa rimanere in trincea? Ecco, se significa questo, no. Anzi, al contrario, voglio essere più debole, voglio riuscire, come dire, a spiegare le mie ali, a riuscire a trovare un tessuto per cui io riesca davvero a raccontare le storie vere. Perché secondo me, ecco, sono le storie vere che tessono il vero coraggio dello scrittore, e è proprio questa possibilità che abbiamo noi, no, nella vita, di arrivare in questo posto dove si racconta la vita di tutti i giorni vera, che ci permette appunto di fare quello che facciamo.